Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi voglio proporti la ricetta per una pasta sfoglia senza burro, leggera e morbidissima, che potrai usare sia per ricette dolci sia che per ricette salate. Vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione. In una ciotola versate 220 g di farina 00, setacciandola con il colino. Dopodiché formate un buco al centro, aggiungete un pizzico di sale, 150 g di yogurt greco e 2 cucchiai di olio di oliva. Cominciate a mescolare il tutto, incorporando la farina. Dopodiché continuate ad impastare con le mani fino a che il composto non si staccherà completamente dalla ciotola. Dopodiché continuate a lavorarlo per una decina di minuti sul piano di lavoro fino a che non otterrete un composto liscio e omogeneo. Dopo aver formato una pallina, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per un'ora. Trascorso il tempo necessario, andate a riprendere l'impasto e stendetelo con il mattarello. Dopo averlo steso, ripiegatelo, riavvolgetelo nella pellicola e mettetelo di nuovo in frigo a riposare per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, rifate lo stesso procedimento di prima. Dopodiché, la pasta sfoglia è pronta per essere adoperata. Potete usarla per preparare delle ricette dolci e salate. Se vi è piaciuta questa video ricetta mettete un like e iscrivetevi al mio canale di cucina se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi un commento in descrizione e condividete il video. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.